Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi è il primo lunedì del mese, fratelli e sorelle carissimi, il mese di giugno, che è il mese dedicato al Sacro Cuore. Stiamo quindi celebrando la messa votiva in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù. E il Vangelo che abbiamo ascoltato, che ci ricorda la triplice professione d'amore fatta da San Pietro su provocazione di Gesù dopo la sua risurrezione, dopo il triplice rinnegamento e per ricevere la conferma del mandato di pascere le pecore di Gesù, questa triplice professione d'amore ci ricorda uno degli aspetti fondamentali che riguarda la devozione al Sacro Cuore e che Gesù stesso ha chiesto. Ecco, Gesù, quando si manifestò a Santa Margherita Maria, durante le ore sante di questo mese di giugno, avevo modo di seguire tutte le rivelazioni del Sacro Cuore, negli anni che vanno dal 1673 al 1675, praticamente c'è questo ciclo di apparizioni fortissime, ecco, in cui Santa Margherita ricevette tutto quello che il Sacro Cuore voleva dire alla Chiesa di allora e alla Chiesa di oggi. Ma uno dei punti cardine della spiritualità del Sacro Cuore è l'amore, perché il cuore di Gesù è sormontato da una fiamma ardente, una fiamma che è quella del suo amore infinito, ecco, che a detta anche di altri santi mistici ha letteralmente consumato il suo cuore. Addirittura pensate che gli ha fatto vivere il Getsemani, la passione non solo spirituale ma reale, prima ancora che accadesse. Non chiodi di ferro, ma chiodi d'amore, non spine pungenti, ma spine d'amore. Dicono questo alcuni autori. Noi non possiamo neanche lontanamente immaginarci quanto è grande l'amore del cuore di Gesù. Il problema è che dinanzi a questo amore, voi sapete che l'amore è un linguaggio. Nel linguaggio non si parla da solo, si parla in due. L'amore di Gesù è, come dire, è offerto ed è una provocazione di una risposta all'uomo. Voi sapete benissimo che ciò che Gesù disse in cambio precede altro che ingratitudini, oltraggi, sacrilegi, freddezze e indifferenze. Sarebbe da farci una predica di mezz'ora su ognuno di questi cinque punti. Quindi, che significa? Che secondo un modo per noi non del tutto comprensibile, perché Gesù si trova in cielo adesso, la pienezza della beatitudine, quindi noi umani ci chiediamo: com'è possibile che soffra Gesù se sta in cielo? Noi non sappiamo com'è possibile, ma se ha detto queste cose e le ha dette con tono accorato, vuol dire che veramente l'ingratitudine umana, il mancato ricambio di amore, fanno male al cuore di Gesù. E venne a chiedere riparazione, come anche la Madonna Fatima. Questa parola accompagnarci un po' in quest'anno che è il centenario di Fatima, è poco compresa. La riparazione non è altro che una sovrabbondanza di amore che le persone che amano Gesù gli concedono anche con penitenze e sacrifici, proprio per dire: guarda, quello non ti ama, ti amo io anche per lui. E questo Gesù l'ha chiesto, e questo Gesù, questa cosa Gesù lo fa felice, lo fa contento. E vedete che qui a San Pietro gli era chiesto lui, Simone di Giovanni, gli ami tu, di costoro. Sembra come un innamorato che si vuole partire da... Io sono stato innamorato. Quando uno è innamorato, ogni tanto gli dice: ma tu mi ami? Gesù lo chiede e provoca una risposta: ma perché tre richieste? Questo che Gesù ha fatto fare a San Pietro è un atto riparatorio. Quante volte San Pietro rinnegato Gesù? Tre. Ma tu lo conosci, non io, mai visto. Ma sei sicuro che tu parli con un Galileo? Io, mai conosciuto. No, guarda che ti ho visto adesso, che non guarda. No, ti giuro che non l'ho mai visto e conosciuto. Tre volte ha negato di conoscerlo. E tre volte deve rovesciare l'amore, non solo l'amore, ma un amore più grande. Mi ami tu più di costoro. Capite? Questo ci ricorda anche, e poi concludo perché non è il caso di dilungarsi oggi, noi pensiamo che spesso che fatto un peccato, vabbè, ci andiamo a confessare e poi la faccenda finisce lì. Ma questo non è vero, questo qui,
figlioli miei. Perché non a caso la Chiesa nella sua sapienza, e il sacerdote al termine della confessione che ti dice per penitenza fai questo. Sapete che il nome tecnico della penitenza è soddisfazione sacramentale, cioè un gesto che in qualche modo ripari i danni che tu hai fatto peccando. Non è, a volte qualcuno dice, ma se mi ha perdonato che non mi devi dare la tassa, ma perdonato o non mi ha perdonato, quindi la devo pagare in qualche modo, allora non mi ha perdonato. No, non è esatto. Con la soluzione il Signore ti rimette il peccato, ti ridona la grazia, ma i danni che tu hai fatto in te e fuori di te peccando, tu li devi riparare. Perché se no rimangono, capite? Immaginate che io prendo un martello, il Signore mi fa un regalo, un vaso prezioso, d'accordo? Io prendo un martello e lo sfascio. Faccio una cosa brutta, d'accordo? Perché chi me l'ha regalato ci resta male. Ah, Signore, ti perdoni quanto ho sfasciato il vaso? Sì, ti perdono. Ma il vaso si è rotto. O pigli lo scotch, la colla, ti metti qualcosa, lo riappicci, quello rotto rimane. Capite? Ecco perché i pastorelli di Fatima, se non legge gli scritti, non redima, quando vedevano un peccato anche piccolo, poi c'era la suor Giacinta di Fatima, che appena vedeva qualcuno cominciava a farla male, da bambina, insomma, se lo facessimo noi che siamo grandi, insomma, faremmo Lucia del caso d'estate, poi Lucia dice, ah, stai parlando un altro, zitto, non si fa, fai di Dio, così davanti a tutti, Capite? Noi oggi abbiamo un pochino perso queste cose. Però senza che ci venga nessun tipo né di agitazione né di malsana paura, però dobbiamo prendere coscienza di queste cose. Il Sacro Cuore è una rivelazione privata, però è una rivelazione privata a cui la Chiesa ci ha dato un sigillo, perché c'è una festa del Sacro Cuore, e voi sapete che le 12 promesse del Sacro Cuore fu l'unico caso della storia della Chiesa in cui nella beatificazione della loro beata Santa Margherita Maria, mi ricordo che il 18 settembre, perché sono il mio compleanno, credo nel 1871, una prima volta che un Papa nella bolla di verificazione mise le 12 promesse del Sacro Cuore. Non è mai successo nella storia della Chiesa. Quindi la devozione al Sacro Cuore è immediatamente dopo quella al Santissimo Sacramento, ma subito dopo viene lei, perché nel cuore di Gesù c'era chiuso tutto il suo mistero di amore, compreso il mistero eucaristico che scorreva dal cuore di Gesù. Quindi chiediamo al Sacro Cuore, per intercessione del cuore Immacolato di Maria, di vivere questo mese intensamente, anzitutto nella scoperta e nella comprensione di quello che ci ha donato, e anche in un esercizio fervido, fervoroso, fervente di amore verso Gesù, e se ci abbiamo un surplus di amore, anche di riparazione per tutti i peccati con cui continuamente è offeso. Siamo lodati Gesù e Maria.